domande, né io e Picasso avremmo risposto, però non lo so, se volete possiamo fare una breve introduzione, se c'è qualcosa che vi può interessare, iniziamo subito con le domande. Cominciamo con le domande. Sono tutti studenti universitari o delle superiori, per cui darei la parola intanto a Salvatore Nucera, che è presentato per l'intervento. Va bene. Buon pomeriggio, mi sentite? Sì. Buonasera, dottore Gratteri, volevo fare una domanda, inizialmente ringraziando però tutti gli organizzatori e gli illustri relatori di questa giornata, per cui in quanto cittadini ci fate sentire vicini alle istituzioni in un momento così difficile in cui ci siamo sentiti tutti un po' più soli. Ecco, la domanda è, nell'ultimo libro scritto da lei, Antonio Nicaso, dedicate un capitolo ai cybercrime ed uno all'Unione Europea. A tal proposito volevo chiedere, nella sua esperienza, quali sono state le più grandi difficoltà nel coordinamento con altre procure, anche straniere? E poi una domanda un po' più particolare questa. Secondo lei, in futuro, è possibile che le big tech corporation, come esempio Google, possano aiutare nel monitoraggio, possano avere un ruolo sociale nel monitoraggio e nella prevenzione del crimine organizzato online? Grazie. Allora, c'è da fare una premessa. Noi con il professor Nicaso siamo stati più volte invitati in Europa, anche al Parlamento Europeo, a parlare, anche in varie commissioni, a parlare sullo stato dell'arte nel contrasto alle mafie in Europa. E ogni volta noi siamo stati molto critici con i politici, con la politica in particolare dell'Europea, con i parlamentari europei, perché noi siamo riusciti a dimostrare con le indagini, con gli studi, con il professor Nicaso, che le mafie italiane in particolare sono molto presenti in Europa, in particolare in Germania, in particolare nel sud della Francia, in Spagna, in Belgio, in Olanda, e ora le nuove frontiere portano la presenza della mafia, dell'andrangheta, soprattutto nell'est Europa. E noi abbiamo notato dal punto di vista sostanziale che man mano che si sale l'Europa la presenza dell'andrangheta è sempre più forte, ma soprattutto non c'è un contrasto alle mafie. Sul piano tecnico-giuridico, sul piano investigativo e sul piano culturale, in Europa non c'è la percezione dell'esistenza delle mafie. Perché sono ancora abituati a pensare che le mafie esistono quando sparano, quando c'è gli spari alle serrande, in molto a terra la macchina bruciata. E naturalmente noi sappiamo che è esattamente il contrario. Naturalmente noi vediamo che le mafie sparano sempre meno, non ci sono più omicidi per mafia, perché le mafie con i soldi di provenienza tra poi di cocaina, dal riciclaggio, da tutte le attività illecite, con quei soldi sono in grado di comprare chiunque, soprattutto negli ultimi decenni, dato che vi è stato, soprattutto nel mondo occidentale, anche sul piano culturale, un forte abbassamento della morale e dell'etica. Quindi oggi è molto facile corrompere, anche e soprattutto in Italia. Ma torniamo all'Europa. In Europa non c'è una legislazione antimafia, non la si vuole, si ritiene che non sia necessario, che non ce ne sia bisogno. Eppure noi sappiamo sul piano documentale, sul piano sostanziale, che in Germania ci sono decine di operatori di 'ndrangheta, che la struttura di base della 'ndrangheta, come in Svizzera, come nei paesi che ho già citato prima. Ed allora, perché ogni tanto ci chiamano in Europa a parlare di contrasto alle mafie? Sembra la foglia di fico, cioè sembra quasi un volersi giustificare o un voler esternare che c'è un interesse nel contrasto alle mafie. Questo si può immediatamente dimostrare che non è così, perché se in Germania è consentito sul piano normativo andare con due valigie di soldi
a Francoforte, a Berlino, e comprare un Audi A8 in contanti, quindi io devo portare 2 lire di soldi per comprare una macchina in contanti, e io non devo dare conto a nessuno da dove ho portato questi soldi. Quindi voi capite che sul contrasto, sul piano del contrasto delle macchine in Europa stiamo andando a zero. Se io posso partire dall'Italia, vado lì con una valigia di soldi e compro un Audi A8 contanti, se io posso spendere 80.000 euro in contanti senza una pezza giustificativa. E allora di che stiamo parlando? Come facciamo a dire che noi siamo in Europa? Vi premetto ovviamente che noi siamo per una Europa federale, noi vorremmo un'Europa unita, ci mancherebbe altro, però purtroppo ai noi, voi vedete, voi sapete, che l'Europa non è un'Europa politica, è un'Europa solo economica, è regolamentato tutto il sistema bancario, il sistema degli scambi commerciali, punto. Sul resto non gli interessa niente a nessuno, in particolare il contrasto alle mafie. Perché andare a dire che in Germania ci sono le mafie, così come ci sono in modo strutturato, vuol dire scoraggiare gli investitori, vuol dire che i politici tedeschi dovrebbero spiegare ai loro concittadini per quale motivo per 25 anni hanno nascosto la presenza dell'Andrangheta. Ma poi, se in Germania e non oltre al fatto, al dato che io non c'è un limite al contante, perché con l'alibi che c'è il problema della violazione della privacy, che il problema soprattutto sciocchezza, la verità è che il potere economico non vuole controlli, non vuole limiti, perché non vuole un rallentamento sul piano degli investimenti, anche sfrenati. Se in Europa non esiste il reato di associazione di costante mafioso, io come faccio a poter dimostrare sul piano fattuale, mi riferisco come fa il DKA, che è la polizia tedesca, come fa a dimostrare che c'è un modus operandi evidente, un comportamento mafioso. Quindi è molto difficile lavorare con l'Europa. Sì, c'è Eurojust, c'è Europol, Interpol, c'è la possibilità delle squadre investigative comuni, dove io faccio una squadra comune, dove l'investigatore italiano può indagare su quell'indagine. C'è uno scambio diretto di atti, di intercettazioni tra la polizia italiana e la polizia tedesca, però questo mi pare assolutamente che non basti. Noi abbiamo bisogno di un sistema omologo. Noi dovremmo partire dal sistema giudiziario italiano, dalla legislazione antimafia italiana, che è la più evoluta al mondo, e partire da lì, da questo sistema, dal nostro sistema, per omologarlo a tutti gli stati d'Europa. Altrimenti è inutile parlare di contrasto alle mafie, è inutile di parlare di lotta alla mafia, se io non posso avere gli stessi strumenti normativi. Se io faccio un'indagine di droga, io mi muovo da Germania, Belgio, Olanda, e il trafficante di cocaina si muove come se fosse casa sua, come se fosse il suo stato. Io per fare un'indagine per traffico di droga su 3 stati, io mi devo confrontare con sistemi giudiziari diversi. Sì, io faccio le rogatorie, io faccio le riunioni di coordinamento con tutti e 3 gli stati, li posso fare ad Eurojust, all'AIA, in Olanda, però poi sul piano normativo io lo stesso reato che in Italia viene la stessa persona per lo stesso fatto in Italia viene condannata a 20 anni e a Rotterdam viene condannata a 5 anni e il sistema carcerario italiano è un sistema più o meno serio, il sistema carcerario olandese è un bed and breakfast.
sicuramente c'è moltissimo da lavorare, queste critiche che ha fatto emergere sono fondamentali. Mi permetto di chiaramente le domande che sono state